Quindi una piccola anticipazione di quello che accadrà poi il 21 gennaio con la rassegna teatrale, appunto, Commedie Nostre, dove noi vi Allora, invitiamo. signore, può piacere se fa spazio che qui io c'ho da pulire, va bene, Ah, signora? Allora, io c'ho da pure. Chi pulire, c'ho da è lei? fare. Senta, che per caso ha visto la badante del signor Ah, Antonio, pure. la signora Darina? Ma No, Domenico, perché chi è questo? c'è da fare doccia al nonno, puzza, pare morto da 3 giorni. Ma chi è lei? Allora, signora, può piacere, non mi fa perdere tempo che mo si alza Ma la come si signora. chiama? Io sono cameriere, assorta. Come si chiama? Aziz, assorta. Cameriere. Domenico, dove Signora, allora, sei? per piacere, che Domenico! se si sveglia la signora poi se la prende con me, signora? Li portano al parco, nipoti, no, non c'entra, cateteri, sì, cateteri. È famoso quello di Troia, che sta la saccia, figlio, figlio. Finisce quando muori, questo è facile, muto, muto. Visita posti meravigliosi. Che può essere? Ah, ginecologo. Sì, è isso. Oh, vanno a aprire la porta, Ziz. Ah, Ziz, va a aprire la porta o no? Che possa pigliare una scossa e sta su campanile. Naggia, non ce va mai nessuno, non ce va, oh. Ah, buongiorno. Buongiorno signora, sono Michele. Ah, sì, marito, me l'hai detto che dovete passare. Sì. Sì, accomodatevi. Grazie. Ma no, accomodatevi. Qui, grazie. Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Grazie signora, grazie. Beh, che siete venuti a fa? Signora, ieri al mercato ho incontrato il marito vostro, Arturo, un vecchio amico di babbo. E come mi hai visto, mi hai detto arrabbiate. Spetate, spetate, appartate. Ma che ti è sposato, mi hai detto. Non fa come a me, mi hai detto. Che mi sono sposato 2 anni fa e non lo fossi mai fatto. Beh, insomma, parlenne, io ho detto che stavo cercando una camera in affitto e lei mi ha detto, vieni a casa con me, con mia moglie, stai con noi, dice, sicuramente mia moglie ne sarà entusiasta. No, dico, il marito vostro, dice, sicuramente mia moglie ne sarà entusiasta. Frenete l'entusiasmo, signore. Beh, insomma, ci siamo accordati anche per il prezzo ed eccomi qua. Beh, mo, Arturo non ci sta. Mo, quando arrivate, parlate di is e vi mettete d'accordo, sa? Sì, ci voglio parlare e gli voglio fare i complimenti per il gusto che ha avuto a sposarsi una femmina come a voi. Ma che hai visto, mo? I prima di sposarmi erano fiore. E non crisantemo, signora. No, non fiore, tanto che quando andava per strada l'uomo ne girava tutta la testa. Da quell'altra parte, però. No, era un fiore, solo che mo, da quando sono sposata, sono fatta nucale, sono fatta. E sarà per questo che stamattina marito mi ha sparato. Beh, sparato. No, no, hai pigliato un revolver e mi ha sparato. E che solo stavolta, e quello mi spara sempre. Fortuna, santa miglia mia che mi salva. Cioè, fammi capire, il marito vostro stamattina hai pigliato un revolver. E mi ha sparato. E che su stamattina quello sempre mi spara. Pensa, la prima volta, no? La prima volta è stato l'udito un matrimonio. Dopo la cerimonia c'aveva ancora la lima fritta su bocca, c'aveva. L'hai fatta rendersi cala, dico. Eh no? E la seconda volta? La mattina presto. Un caffè ti date, no? La terza volta?
Ma che ne sa tu? La terza volta l'udito lo compleanno mio ci aveva ancora torta su mocca. C'ave... È lo dolce che li proiettili alla morte sua. No, no, è la morte mia, è la morte mia. Cioè, fammi capire una cosa. Qui sei 2 anni che vi spara e non c'è quod mai? E che se no stava ecco pure tu, è stupido, no? Ma mo speriamo che la possa ricordare, perché qui Arturo è così, Arturo... I sento fischiare. E qui sei is. Oddio, speriamo che sia clibona, perché a me questo mi fa paura, mi fa... Oh, mi fa paura! Ma che? Ah, c'è la nude? Arturo! Scusa, se non mi sono fatto trovare niente. Ma dove è stato? Dove è stato? Niente, sono passato in armeria, perché devo comprare certo colpo per la pistola che mi era finita. Chi gli è come lo pai il latte? Dentro una casa non deve manca mai. Ma vedi qua, mi interessa te. Quanto tempo che ci vedremo. Siamo piccoli, piccoli, piccoli. Gli metto a vedere la camera soci. Siamo piccoli, sì. Gli metto a vedere la camera soci. Non ancora, ma non importa, non importa. Non importa, tu vada a vedere se ti va bene, se ti va male. Gli metto a vedere la camera soci. Oh, io non faccio la salta nessuno, hai capito? No. Quando invece sta lo cameriere, tutti li mangiate li devo fare io. La sera stai a madre prende. E perché che vuol dire? Che io faccio cosa? Non vado a fatiare tutto il lunedì? Isso va a fatiare. Quello che va a fatiare è quello che va a zappare la terra. No, tu vai che va a cagnalare all'ufficio. Io vado a cagnalare all'ufficio. Guarda, tu oggi mi fa nervosire. Gli hai pigliato un caffè? No, no, non l'abbiamo preso il caffè, non l'abbiamo preso. Lo prenderei volentieri anch'io. Adesso. Portaci il caffè. Grazie. E c'è, Luconte Salardini è ordinato il caffè. Un caffè se non lo sa che fa. Te lo va a pigliare al bar. Ma che bella idea, Arturo. Dimmicelo a pigliare al bar, il caffè. Lascia stare. Vanno a pigliare il tuo caffè, che tu mi conosci. Perché? Tu e Ciung? Vanno a pigliare il caffè, che tu oggi va a finire male, eh. Vanno a pigliare il caffè. Vado a fare male e ti conosco in tutto sulla faccia perché se no ti profumo tutta. Se non mi porta mai da nessuna parte, ma che mi porta che ti saccia a mangiare la pizza, a vedere un cinema, niente. Tu avevi schiattato, io faccio che lo faccio. Ma devo andare a pigliare un caffè che tu mi conosci, basta che mi fai male. Fermati, non lo voglio il caffè. A me mangi da un caffè! Levati perché oggi va a finire! Oddio! Oddio, Arturo. Dio, Dio! Arturo! C'è Wood? Ma no! Oddio, Dio, Dio! Ma sono salvata pure stavolta! Artù, oh Artù, e vuole un caffè? E vuole una tappa, buona. Qua che belletta, belletta, belletta. Ma tu è tutta sedata, Artù, e tu devi accagnare. Sono solo leggermente un po' accaldato. Ma no, tu devi accagnare. Se ti metti in mezzo a una corrente d'aria e tu ti ammali, e invece no, ti laverà tu. Ma perché tu non fai niente, fa tutto, e che dentro pulisci, guarda, fatti una bella casa, guarda. No, io che faccio, non faccio niente, Artur. Mo ti vado a fare un caffè, ma buono, come piace a te. Grazie, grazie. Allora, perché? Ti stavo dicendo che per te questo sicuramente è un buon affare, perché, vedi, il tuo lavoro è 50 passi e poi l'ambiente è ben illuminato, c'è un bel bagno con tutti i servizi e poi sei a casa di amici, ti troverai davvero bene. No, sei visto. Meglio non potevo capitare. Ma chi mi c'è cercato a me per venire dall'America? C'ha ragione, perché tu sei stato in America. Yes. A studiare, eh? Yes. Ma senti, ma ti hai fatto impressione? Impressione? Artù in momento mi muore. A vedere un marito che spara a cuscì a moglie. Ma no, dicevo, ti ha fatto impressione rivedere gli amici e i parenti. Sono rimasto agghiacciato. E che qua?
Guarda che bel caffè ve lo so fatto, buono buono. L'ho fatto con la mano del cuore, lo fa. Ah, grazie a te, grazie a te. Senti, senti, che sentirai quanto è buono. Squisito. Ma se manca le provate. Oh, mi fido, mi fido. Senti, senti. Senti il profumo, l'aroma, l'aroma, senti, mia moglie è bravissima. Oh Gesù, Gesù, Gesù. E tu ti hai strappato un vestito di nuovo, ti hai strappato. C'ha ragione. E mi sono scordato a dirlo, veramente. No, tu gli non baccherà, sapete. Le non baccherà. Ale, devo subito con gli insulti, mo baccala, che baccala. E cantate via di, brava, brava. Tanto che gliela frega, al fondo Saladino c'ha l'armadio piena, piena di vestiti. E no, secondo te io vado in giro pascoli per farmi strappare la giacchetta, no? Giusto? Giusto. Giusto? Giusto. No, 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 dico, vabbè, sa giusto, sa giusto. No, e tu sai che c'è, che uno come te devi solo in giro che li pezza l'angolo. Oh. E l'altra settimana gli era venuto con un buccio fucile alle cazze verde. Che l'altro mese lo vestito nuovo tutto onde. E vabbè, sono cose che possono accadere, dai, tu è tanta brava, dai, che ciò, mettici il tuo punto, vai, che tu è brava, vai. Io la giacchetta della buccia la schietta! Schietta! Ade, ade, qui c'è sta giacchetta. Casomai sa che voglio fare, ma voglio tagliare tutte e due le mani e che l'inetta ci voglio giocare a Shanghai, ma è la giacchetta della buccia! Ade, tu oggi vado a vedere! Ade, c'è la giacchetta! Come sta l'altra volta? Fermo, dammi, fermo, fermo! Te la rabusci io la giacchetta? Sono fatto un gozzo di cucito! Lei, ma che? Allora, con questa storia! Oggi in galera! Bravissima donna, ma te un caratteraccio, per un non nulla, ma il diavolo a quattro. Tutto iniziò il giorno del matrimonio. Siamo avuti una discussione animata tipo questa. Eravamo a tavola e io tenevo casualmente nella tasca dei pantaloni uno di quei revolver scacciacani, perché capita. Capita. E allora... Io non vado mai in giro senza. E beh, forse per pazziare un po' con gli amici, forse perché davvero mi fece usare un cervello e pa! Tutto a posto. Sto facendo esempio, amiche. Fanno un altro tipo di esempio, Arturo Brutto, no? E allora se dai un colpo, immediatamente notai il cambiamento. Diventò dolce, gentile, sorridente. Io da quel momento avevo capito che a mia moglie che deve sparare. Io se mi sparano stai tranquillo. Cioè tu mi vuoi dire che il revolver era caricato a salve? Proprio. E tu me lo potevi dire prima tu? Mi fa tregiare un colpo, mi fa tregiare. E che qua, guarda com'è venuta bene. Non si vede niente, niente. Grazie a lei, grazie. E che allora io adesso...
Vado che ho un appuntamento, va bene, ci vediamo. Aspetta, Michele, non può venire alla camera tu? Un'altra volta, Arturo, per oggi già troppe emozioni. Allora, sai che c'è? Quasi quasi esco che te, va? Che fa? Che fa? Esci? Perché a te ti dispiace? Certo, disse che gliene frega, basta che posci a me mi lascia sempre nel mio caso a fare l'immasciate. Ma che dici a te? Ma se ieri sei venuto al funerale di Genitte, 2 anni fa sei venuto alla camera mortuaria a trovare Genitte, 3 anni fa sei venuto all'ospedale a trovare Genitte, e poi oggi voglio a trovare questo, voglio a pranzo con questo amico che non vedo da tanto tempo. C'è dei malabella vita, ecco, va pure a pranzo fuori. Sa che ti dico? Tu non esci. Io esco. Te so dite che tu non esci. Io esco. Te so dite che tu non esci. Artù, spara e facciamo la finita, su. Non è così, deve essere naturale, anzi aiuto, ma... E noi usciamo! Te so dite che no, quanto per me! Oh, siete... Ecco, avanti. Oddio, mi sono salvata pure stavolta. Artù che fa uscì? Vabbè, e quanto vorrei venire? Dimmi. È verso i 3:30, 4, dai. Ma no, state di più che ti spassano. Ma si spassano un po', anche perché mo che sei morto Genitta, che facete che venire qua dentro? Sì. Arrivederci, vai. Signora, io ho passato una piacevolissima mattinata. Ma non era questa. Abbi pazienza un attimo, Michè. Artù, e che la nonna vi ha fatto cosa? Mo no, però io quando vengo dopo magnate stengo Satul, ma volessi a dormire un po'. C'ha ragione. Thank you.